Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su River Bond, un gioco in pixel grafica come potete vedere. Andiamo a provarlo. Andiamo a vedere in che cosa consiste questo gioco. Mentre col tasto E si va a parlare. Tra l'altro è tutto in italiano. Sono qui per spiegarti come sopravvivere in questo mondo poco familiare. Proveremo il tutorial insieme e poi inizieremo l'avventura. Ciao, sono qui per spiegare, ok, se il mio, sì, è il mio vero nome, siamo un'azienda familiare, ok, va bene, va bene. Usa WASD per spostarti, perfetto. Rotola con, ah, ok, si rotola col tasto destro. Non credo ti serva un tutorial per spiegarti cos'è l'acqua, altrimenti siamo in guai seri, perfetto. Afferra, si può afferrare che cosa però? Col tasto spazio sì, ok. Ah, ok, vediamo. Interessante, si vola anche fuori. Allora, vediamo un po' se riesco a colpire la rana. Vabbè. E continua a cadere di sotto. Vabbè, che cosa vuoi da me? Ok. La cascata è qualcosa di speciale. Ah, ok. Cascata qualcosa di speciale. E che cosa hanno di speciale? Un passaggio sotto? Ah no, si va su. Ok, salta con spacebar. Perfetto. Spoiler, c'è la cassa del tesoro. Va bene, aprila. Abbiamo trovato una spada d'argento. Perfetto. E per assegnare l'arma. Per lo slot, ah ok, la selezioniamo qui, perfetto. Adesso si va a combattere. Usa il tasto destro per attaccare, il sinistro per attaccare. Andiamo avanti. Adesso si inizia a pestare duro. Ma ragazzi, così come primo impatto, perché ho voluto fare questo video così per provarlo per la prima volta insieme a voi, non mi sembra male. Ovviamente dovete adorare questa grafica, comunque non deve farvi schifo, perché io sono uno di quelli che ha acquistato Cube World, un flop pazzesco, e aveva una grafica così e mi faceva veramente impazzire. Tieni premuto per cambiare l'arma. Ah, ok. Quando è piena carica, tieni premuto il tasto sinistro. Ah, ok, alla Zelda. Ah sì, voglio ricaricare di nuovo. Stavo quasi pensando di riportarvi comunque anche Sekiro e farvi vedere quanto sono diventato bravo. In realtà non ci ho più giocato. Abbiamo trovato un blaster, un'arma a distanza, quindi siamo anche sul futuristico. Interessante. E per assegnare l'arma, la segniamo nello slot 2. Perfetto. E con il tasto la rotellina del mouse cambiamo arma. Ok. Sì, beh, direi che sappiamo più o meno tutto ormai. Vabbè, dai, fatemi colpire un po' con la spada. Vabbè, cosa vuoi tu? Ottimo lavoro, sei un vero pistolero. Va bene, che cos'altro si può fare? Ok, questi qui sono veramente tosti, quindi ci conviene sparargli da lontano. Ah, ok, tenendo premuto si fa la raffica. Però ha bisogno di un tempo di ricarica. Interessante, questo per curarci la vita. Pozione curativa. Oh. Sono poi un cane a mirare col mouse, ma va bene. Perfetto. Raccogliamo soldi, punti. Q per cambiare l'arma attiva. Ah, vabbè, sì, ho usato la rotellina, però va bene. Dai. E queste cosa sono? Rupie? Sta di già visto. Vediamo un po'. Abbiamo trovato una skin Nigiri. Una nuova skin. Quando sento skin, assegno una nuova skin all'inizio della missione. Quindi vabbè. Sconfiggi tutti i nemici. Perfetto. E possiamo sceglierci una nuova skin. Possiamo fare il Carlino, il Nigiri, Max, Ciambella. No, voglio fare il Carlino io. Sono un Carlino. Che spettacolo. Ah, ok, si salta così qua. Ok.
Vabbè, ascolta, parla. Te la cavi bene, assumendo un'arma da mischia, un'arma di stanza e un attacco speciale. Puoi usare tutti e tre gli attacchi contro i nemici che ti aspettano. Va bene, proviamo. Voglio vedere se... No, però si può saltare, si può scavalcare. Così. Shift per l'attacco speciale. Ah, ok. Ho cannato proprio totalmente. Scusate ragazzi, ma... ho capito, ma... Deve ricaricarsi l'attacco speciale che vedete qua in basso. Allora, adesso appena si ricarica lo lanciamo. Ah no, beh, ma ho già ucciso tutti, quindi andiamo avanti. Questo cos'è? No, 1000. Dobbiamo distruggere 18 nemici. Questo cosa vuole? Sì, 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 va bene. Le cascate si scalano in questo modo e ci sono dei pacchi regalo. È molto puccettoso questo gioco, devo dire. Va bene. Adesso voglio provare l'attacco. Venite tutti qui. Olè, ho tolto 25 punti a tutti. Bene. Bella la ruota. Si può distruggere. Bella però. Attiva un checkpoint per rigenerarti. Ah, se muori, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, vieni avanti. Voglio vedere il Carlino con la pistola. No, vabbè, carino il Carlino, però ridicola come skin. Va bene, prendi i soldi, che soldi in realtà che sono punti, devo capire invece cosa sono quelle cose. Cos'è questo? Via, 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 via. Un po' hack and slash, un po' souls. Vieni via, cambia l'arma. Togliamo 15 a botta, poi togliamo la spada. Via! Scusate, ma... Olè! Missione completata. Ok, abbiamo sbloccato il portale. C'è anche un forziere e c'è anche una pozione di cura che ci prendiamo subito. Un'altra pozione. Voglio capire cosa sono questi. Boh, punti? Non si sa. Wow, la grande, sono davvero colpito, non lo dico perché il tutorial è finito. Va bene, grazie, è finito. Nuova skin, Maki. Va bene, ma anche no. Arrivederci. Va bene, iniziamo. Iniziamo e vediamo che cosa dobbiamo fare. Ah, bello, ci sono... Penso siano i boss finali, questa fortezza di cenere. Valle Acqua... Acqua Cheta. Interessante. Vabbè, dato che non voglio spoilerarvi nulla, vediamo se riusciamo a fare... Faccio una miniera, giusto così, per non spoilerarvi molto. Ricollega le fontane. Va bene, abbiamo una missione generale. Bene, adesso saltiamo. Se ce la facciamo, non si riesce a saltare su. Perché no? Da qui riesco? Ok, sì. Voglio capire se riesco ad andare sulla nave, magari facendo una cosa di questo tipo. Vediamo. No, 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 no. Spingi, spingi, spingi. Ok. Ok, siamo sulla nave. Vediamo. Sali le scale. Parla. Segui i maniere fino all'inizio dell'invasione. È stato senz'altro utile per saperne di più su dove sono finiti i mostri di Eldar. Vabbè, ci prendiamo la banana. Ah, possiamo giocare nei panni di una banana. Ma anche no. Se dovessero chiederlo, direi che... anche venire qui a fare questo è stato altrettanto coraggioso. Ok, non saresti qui se non avessi spiegato le vele. Tu sai combattere i malvagi. In sostanza è seduto qui. Vabbè, niente. Sì, e quindi? Ma aveva finito di parlarmi? Perché vorrei... Avrei anche altra gente con cui parlare. Andiamo a vedere. No, sì, aveva finito di parlare. Decisamente sì. Questo invece, che pesca.
Salvare in maniera scatenata di non potermi lontanare dal porto, non sarà un po' di pioggia a fermarmi. Se ci pensi bene, la pioggia è come una mimetica da pesca. Sì, i pesci sono coperti. È tradotto bene. Sono coperti d'acqua, lo so anch'io. In teoria funziona, basta crederci. Va bene, andiamo avanti, va. Sale la scala. Ma era una miniera questa mia mappa, però. Quindi i maiali sono troppo pompati, fanno un po' troppo gli approcci comodi. Dico bene, gente, anche spiritoso. Tra i danni della tempesta. Vabbè, dai, ascolta. Andiamo avanti perché qua i tempi sono. Il tempo è tirato. Ah, si può raccogliere il gambo, lo si può lanciare. Ah, dobbiamo attivare le tre fontane. La ricollega. Ah, aspetta che. La ricollega. Ok, una attiva. Fontana non venne dato i nostri campi, senza di essere il nostro legame con Elden, non è perduto per sempre. Salva il nostro cibo dai maiali. Va bene, andiamo avanti. Ah, non fanno niente questi. Eccoli qua i maiali. La cosa che non so dirvi però è se ci siano altre abilità da sbloccare. Andremo avanti e lo scopriremo. Quello che so è che ho il blaster. Poi troverò magari altre armi. Allora, io vi direi anche il prezzo. Il problema di questo gioco, ma il problema è che ho dei grossi problemi questa mattina con la connessione, perché va e viene, credo stiano lavorando sul ripetitore. Quindi, non va. Adesso magari poi sono... Ehi, sono qui sotto copertura. Sven sotto copertura. Lo so, dovrei avere un costume da maiale, ma sto fingendo di essere un mercante di martelli. Ho pensato, sono porcelli, avranno già i martelli e mi lasceranno stare. È stato così che l'indagine sotto copertura è finita sopra scopertura. Sono davvero dei maiali cattivi, bisognerebbe mettergli sale in zucchero e martellate. Già. Vabbè, andiamo di qua, andiamo di là, andiamo di qua. Maiali! Che dobbiamo attivare la seconda fontana. Ma sapete che è bello? Cioè, non penso l'abbiate notato da voi se siete arrivati fino a questo punto del video, ma mi sembra ben caratterizzato. Non è un andare avanti senza senso, perché ci sono un sacco di dialoghi, ci sono... c'è la storia. Adesso... ci sono i segreti. Lancia delle ombre. Bello. È interessante la... proviamola subito. Però qua bisogna prendere il blaster. Anche con i numeri si può scegliere l'arma. Andiamo avanti. Farà anche più danno. Vieni qua, maiale, 35 di danno contro un 25. Fa 10 di danno in più, anche una portata maggiore, mi pare di notare. Quindi direi che approvata. Però attacca... non a raggio così, ma attacca chi hai di fronte, quindi bisogna avere proprio di fronte il nemico. Diversi tipi di attacchi molto interessanti. Attiviamo la terza fontana e dovremmo aprire la porta. Missione completata. Va bene, andiamo avanti. Tiriamo innanzi, come si dice. Mi ricorda un po' anche Portal Knight per questi portali che ci portano su queste isole fluttuanti. Distruggi le fortificazioni nemiche. Va bene, andiamo avanti. Senti un po' bellezza, qui meglio in questo una fortezza. Vabbè, andiamo avanti. Ci sarà il boss finale dopo. Eccoli che arrivano. Ma se io tenessi premuto. Ah, ok, faccio anche la carica. Adesso voglio sparargli. E quello lì, vabbè, è lì in alto, non si capisce. Allora, distruggere le fortificazioni nemiche sono 100, quindi bisogna trovarle, insomma. Dove stiamo andando? C'è... tesoro. Un'arma da mischia, clava tulipano. Vediamo quanto danno fa la clava tulipano. Sembra anche fare un bel danno. Qua c'è un maiale. So che dovrei combattere, ma faccio l'amore, non la guerra. Nello specifico amo una bella cenetta di pesce. Io non ho capito bene ancora cosa combattiamo. Non avevo paura di quello che sei. Va bene, ok, grazie. Un diamante? Cos'è quello lì? Si può andare su? Sì. Interessante.
afferra, no, lancia, lancia, via, 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 via. Raccogli il diamante, 500. Mi hai raccolti, come ho potuto farmi questo? Va bene. Devo distruggere le fortificazioni, ma non saranno mica queste, spero, no? Eccole qua. Faccio 45 di danno, quindi si va di più, si va ancora più di 10, ancora più su di danno. Allora, qua è la fine della mappa, quindi qua si può salire e distruggiamo un'altra fortificazione dei nostri amici. 26, perfetto. E tu chi sei? È una mattinata magnifica, per l'ora del sole, nonché di citazione. Niente più bello, te puoi usare piume, serve per te, va bene. Ha trovato una skin di Guacamelee? Vabbè, sarà. Se salto giù muoio? No. Eh sì, mi dà valido anche questo. Saranno anche queste strutture che valgono per... No, no, evidentemente no. Vabbè, andiamo a cercare altre fortificazioni dei maiali. Queste vanno bene, sono giuste, 45. Voglio caricare. Aspettate che... No, sto per morire, quindi è il caso di fare attenzione. Pozione curativa, perfetto. Sì, io carico. Eh beh. Quindi ho fatto un botto di danno a tutti. Distruggi, distruggi. Missione anche relativamente semplice questa. Spacco tutto. Prendo la pozione curativa. Sì, dai, ci siamo quasi, dai, abbiamo quasi finito. '90, dai. Adesso questo edificio qui. Mamma mia, quanti sono. Adesso. È divertente, eh? È divertente, mi sbilancio. È molto molto divertente. Adesso io non so dirvi ancora se ci saranno nuove abilità o meno da sbloccare. Sicuramente le armi sì. Sono morto, sono ripartito dall'inizio perché non ho sbloccato altri checkpoint, ma in teoria dovrei trovare altre fortificazioni qui. No, in realtà non sono partito dall'inizio perché non ero qua prima, però... Dovrei aver fatto a questo punto. 99, 100. Mi sono completata. Perfetto, si è sbloccato. Andiamo avanti e vediamo che cosa succede. Facciamo una corsa su. Ho fatto cadere tutto. Allora, ragazzi. E là. Tra l'altro sto trovando parecchie difficoltà a registrare in questi giorni perché fa un caldo bestia. Infatti dal rientro dalle vacanze è il primo video che faccio. Perché veramente questa mattina è abbastanza fresco. Trova la chiave dell'ingresso della grotta. Ok, c'è questa storia che ci porterà all'interno della miniera. E queste cose a me fanno impazzire il fatto di dover comunque raggiungere un luogo, entrarci, esplorarlo col boss finale. È una cosa che a me piace molto. Quindi ragazzi, io chiudo qui. Dovremmo cercare la chiave, ma ovviamente siamo già andati avanti per molto e non voglio spoilerarvi nulla. Purtroppo non riesco a dirvi il prezzo. Dovremmo essere tra le 14 e le 20 euro. Come costo, perché nello specifico non so se adesso è già uscito il gioco o è in attesa di rilascio, insomma, però usciamo e vedete, queste erano le miniere ululanti dove c'era questo mech finale comandato da un coniglio. Comunque, questo era Riverbond, un gioco davvero grazioso, perché è la parola giusta da usare in questo caso. E sembra anche fatto molto molto bene, con una storia, con la lingua italiana, quindi non gli manca proprio nulla. Dovete ovviamente non detestare la pixel grafica in questo modo, la voxel, e devono piacervi gli hack and slash. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!